Ragazzi, buongiorno a tutta Napoli, a tutti i napoletani da Nino Castagnier. Buongiorno a te, Lambenedetto XVI, mio fratello. Allora, niente, vorrei dire due cose a Cruciani. Cioè, è talmente grande il tuo odio verso Napoli che ti porta a tifare addirittura per la Juve e vi ha sempre inculato anche i laziali. Però ti dico una cosa, è meglio arrivare secondi con dignità. E Lambenedetto risponde: saluto prima di tutto mio grande amico Nino Castagnier, tifoso verace del Napoli, grande seguito che anche lui ha Napoli con la sua pagina. È incazzato per purtroppo gli ultimi fatti calcistici, incazzato con Cruciani, come sempre, come tantissimi napoletani che incontro quando vado a Napoli, che tutte le volte mi dicono: se vedi Cruciani, mandalo a cagare. Sì, Cruciani non ha perso l'occasione anche questa volta per definire i napoletani patetici e ridicoli, perché dite piangete, poi avete perso 3-0 con la Fiorentina, l'aveva già attaccati più volte i napoletani parlando di Piagnisteo e compagnia varia. Lui lo fa perché sa benissimo che i napoletani sono veraci e quindi deve costruirsi, tra virgolette, un nemico. Con il quale sa benissimo che questi gli rispondono, cioè fa praticamente letters fa. In realtà io, per quanto riguarda il discorso calcio, sapete benissimo come la penso. Io sono anche, tra virgolette, simpatizzante dell'Inter, sono simpatizzante dell'Atalanta, mi portava mio zio da giovane a vedere l'Atalanta, quindi da bergamasco sono simpatizzante anche dell'Atalanta. Ho un amico che è andato a vedere l'Inter. Io ha visto la partita e mi ha detto che comunque ci sono stati due pesi, due misure. Altri hanno lasciato delle dichiarazioni su questa partita. Sicuramente, diciamo, non ha arbitrato bene. Non ha arbitrato bene, e questo qua ha inciso comunque. Cioè, se l'Inter avesse vinto, sarebbe stato un bel aiuto al Napoli. Il Napoli poi è entrato psicologicamente un po', diciamo, debilitato per questo fatto, si sono trovati praticamente in questa situazione, hanno perso, c'è stata, mi pare, un'espulsione subito anche di loro giocatore, però non lo so, non ho seguito le vicende, diciamo che sono rimasti molto male, li posso capire perché vabbè, comunque questo discorso che vede purtroppo sempre coinvolta un po' la Juventus, è oggettiva questa cosa, dai milanisti che si sono incazzati ai tempi con il rigore di Montari, agli interisti che si incazzarono ancora con Giuliano, anche i vecchi romanisti, cioè un po' tutti sono lamentati. È la squadra che vince di più e ovviamente è la squadra un po' più attaccata. Io cosa devo dire? Devo dire che purtroppo è andata male per i miei amici napoletani, purtroppo è andata male, cosa devo dire? Poi su certe parole usate da molti, io, secondo me, io non le condivido, nel senso che comunque, sai, la Juve è forte, quindi non è così facile poter scalfire certe situazioni. Sarebbe stato bello che comunque nella partita Inter-Juve si fosse usato lo stesso metodo di giudizio. Gli interisti sono incazzati neri, li posso capire che sono incazzati neri. Poi per quanto riguarda Cruciani, vabbè, lui è un tifoso della Lazio, cosa ha vinto la Lazio finora? Cioè se paragoniamo la mia regione, la Lombardia, penso che sia quella che ha vinto più trofei, più coppe, più tutto. Cioè mi fa ridere che questa anti-Napoli da parte del laziale Cruciani, cioè sempre dietro ad attaccare Napoli, bah, io non lo so. Gliel'ho detto anche dal vivo che i problemi che ci sono a Napoli, molti di questi problemi ci sono a Milano, molto più di quelli che ci sono a Napoli, solamente che le televisioni, i media e compagnia varia non hanno interesse a farli vedere. I problemi a Napoli ci sono, per l'amor di Dio, ma lo ripeto, nella mia Lombardia certi problemi sono similari, forse di più che non a Napoli. Solo che la televisione, i media e compagnia varia hanno solo interesse ad attaccare Napoli, una cosa che avviene da una vita. Mentre per quanto riguarda il calcio, mi dispiace, la vedo dura, sarà molto dura che il Napoli recuperi un gap di 4 punti. Mi sarebbe piaciuto che vinceva, mi sarebbe piaciuto partecipare alla festa. Sarà per la prossima volta, forza Napoli.